One Podcast. Basta fare una piccola indagine su Google per capire che il fotovoltaico è diventato ufficialmente di moda. Nell'ultimo anno c'è stata una crescita incredibile delle ricerche sui motori di ricerca. Se cerchi la parola kit, il primo suggerimento che compare è proprio kit fotovoltaico. Allo scoppio della guerra, quasi un anno fa, corrisponde un picco altissimo di ricerche e lo si ritrova anche a settembre-ottobre, quando abbiamo capito che le bollette sarebbero salite a dismisura. Una ricerca più frequente di tutte è questa, fotovoltaico da balcone, oppure fotovoltaico plug and play. È diventato più facile che mai avere un pannello in casa, anche per chi è in affitto o vive in condominio. Ve lo racconto oggi, ma prima, sigla. Stai ascoltando Verde Speranza, un podcast di Nicola Solozzito, cioè io. Ogni giorno ti racconto storie, idee e dati per superare l'ecoansia. Dunque, proviamo a mettere in ordine le idee. Installare un pannello fotovoltaico sul tetto di casa è ancora oggi un privilegio, ma non è impossibile, non è di per sé molto complicato né troppo costoso, visto i numerosi incentivi. C'è il famoso superbonus, oggi sceso al 90%, il bonus ristrutturazione del 50% e l'agevolazione sull'IVA, che per gli impianti è ridotta al 10% o al 4%. Dico privilegio però perché se si vive in una casa indipendente la decisione può essere sì presa rapidamente, ma se viviamo in condomini o nel centro storico di una città la faccenda si complica, perché ci sono i vincoli, servono mille riunioni di condominio, si litiga, eccetera, eccetera. Tolti però i litigi, dovremmo avere di fronte anni di accelerazione rinnovabile. Lo scorso settembre il governo Draghi ha istituito un modello unico semplificato per installare fotovoltaici fino a 200 kW. E lo so, sto parlando burocratese, però per intenderci è un'accelerazione dell'iter, almeno per gli impianti domestici, non da poco. Un paio di numeri per capire la situazione. A oggi in Italia sono già stati installati 1,1 milioni di impianti da fonti rinnovabili, di cui 800.000 fotovoltaici, che sono in grado di soddisfare circa il 37% del fabbisogno elettrico del paese, il 37%, mentre si passa a 19% se si intende i consumi energetici totali, 37% fabbisogno elettrico, 19% consumi totali. I dati provengono dal rapporto Comuni Rinnovabili, redatto ogni anno da Legambiente. Il 99% dei comuni italiani ha almeno un impianto presente sul territorio, o privato o pubblico. Per farti capire come tutto è cambiato, solo nel 2005 i comuni con impianti rinnovabili erano appena 305 su quasi 8.000. Ok, ho finito con i numeri, giuro, promesso, scusami, so che quando ne ripeto tanti poi si fa fatica a tenere il filo. Però veniamo ora a uno degli ultimi trend dell'anno, ovvero il fotovoltaico da balcone. Ne trovi tantissimi online, basta fare una semplice ricerca come dicevo all'inizio, e li trovi persino sui siti di e-commerce generalisti, quelli che conosciamo tutti. Se scartiamo quelli a bassissimo prezzo, quelli insomma mezze truffe, ben poco affidabili, i prezzi variano tra 400 e 1500 euro a seconda della potenza generata e degli accessori. Si aggancia al balcone o fuori dalla finestra, si tira un filo in casa e poi si possono connettere direttamente gli elettrodomestici o qualsiasi cosa alla presa. Funziona insomma come fonte alternativa slegata dalla corrente domestica. Alcuni fotovoltaici da balcone hanno degli accumulatori incorporati, così che l'elettricità sia disponibile anche di notte o nei momenti di intermittenza della luce. Parliamoci chiaro, non sono una rivoluzione totale, non possono soddisfare i bisogni di una casa intera, ma di una camera, una stanza, un ufficetto o un garage sì. Fino al 30% circa dei consumi domestici possono arrivare da un fotovoltaico da balcone. Quindi se la cosa ti sta incuriosendo, effettivamente facci un pensiero. Va bene, ho chiuso la puntata, sto per dare la parola a Fabio Stefanini, direttore generale della sede italiana, austriaca e svizzera di Otovo, per chiedergli di farmi il punto della situazione di tutto il fotovoltaico in Italia dal suo punto di vista privilegiato sulla questione. Otovo è una startup norvegese che mette in contatto domanda e offerta di pannelli fotovoltaici attraverso una piattaforma digitale. Mi spiego di nuovo facile: se vai sul loro sito, metti il tuo indirizzo di casa e il sito ti offre soluzioni rapide per installare il fotovoltaico sul tuo tetto con simulazioni e preventivi, trovandoti il giusto fornitore che esegue i lavori.
Ecco che cosa ci dice Fabio. Dal mio punto di vista sull'argomento posso dirmi molto ottimista per il futuro delle rinnovabili e del fotovoltaico, in particolare in Italia. Sempre più persone infatti si stanno avvicinando al mondo del solare perché stanno finalmente iniziando ad acquisire consapevolezza in materia. In Otovo abbiamo la missione di rendere il passaggio al fotovoltaico il più semplice possibile, quasi come comprare un paio di scarpe online. Ed è per questo motivo che ci impegniamo quotidianamente a educare il cliente finale al vocabolario tecnico del fotovoltaico, spesso non compreso o considerato troppo difficile, e questo è chiaramente un ostacolo alla transizione. Il nostro obiettivo è quello di installare un impianto fotovoltaico sul tetto di tutti gli italiani, e la situazione odierna devo dire che ci fa ben sperare in un futuro in cui l'Italia sia una protagonista a livello europeo, sfruttando da un lato le tante ore di sole che il nostro territorio ci mette a disposizione, ma dall'altro anche i generosi incentivi statali e le semplificazioni burocratiche che sono state portate negli ultimi anni. Ci fa piacere constatare un interesse crescente per il fotovoltaico perché, oltre a essere chiaramente una scelta economica vantaggiosa, anche da un punto di vista ambientale è sicuramente un aiuto concreto alla crisi climatica che sta caratterizzando il nostro periodo storico. Penso che solo facendo fronte comune e sfruttando appieno le risorse rinnovabili a nostra disposizione potremo effettivamente aiutare il nostro pianeta a non peggiorare ulteriormente il proprio stato di salute, e si potranno rispettare i patti degli accordi di Parigi e dell'Agenda 2030 per mantenere il rialzo delle temperature al di sotto della soglia di 1,5 gradi. Grazie Fabio. Verde Speranza torna domani. Se vuoi condividere la tua esperienza fotovoltaica, scrivimi a nicola.lozito@stampa.it oppure, come sempre, cercami su Instagram.